La missione della madre si sta concludendo. Infatti a Medjugorje ha detto: queste sono le mie ultime apparizioni. È per questo che sta apparendo così tanto. Il ruolo di madre si sta concludendo. E chi è questo nuovo figlio? Chi è questo nuovo essere umano che sta per essere partorito? È un'umanità nuova. E da chi è composta? Anguera, 2005. Cari figli, avanti con coraggio. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Vangelo, Giovanni 17. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato. Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Prego per quelli che tu mi hai dato, apostoli, discepoli. Non sono del mondo. Eppure i cristiani del tempo non avevano segni fisici che li distingueva dagli altri uomini. Per un aspetto però si differenziavano. Seguivano Gesù nonostante le persecuzioni, vivevano in comunità, si aiutavano l'uno con l'altro, compivano azioni etiche, un'alta coscienza. Il loro spirito non era di questo mondo. Da dove veniva allora? L'ha detto Gesù mentre parla al Padre. Gli dice: tu me li hai dati, quindi vengono dal regno di Dio che abbraccia l'universo. Sono spiriti provenienti dall'universo, incarnati sin dalla nascita in corpi umani. Quindi a primo impatto non si differenziano dagli altri, a primo aspetto non hanno differenze, però il loro spirito non è di questo mondo. Sono i famosi eletti, i famosi 144.000. Gli uomini originari di questo mondo tramandano la loro genetica DNA, il loro aspetto fisico di generazione in generazione. Questi spiriti provenienti dall'universo, incarnati in corpi umani sin dalla nascita, tramandano i loro valori di pace, spirituali, giustizia. Si manifestano oggi e li riconosciamo dalle loro opere di pace, giustizia, medicina sana, lotta alla mafia. Sono incorruttibili. Loro comporranno la nuova umanità insieme alle persone che lì di questo mondo, che li sostengono, che li aiutano, che li seguono. Infatti Gesù l'ha detto in Giovanni 17: non prego solo per loro, ma anche per coloro che per mezzo delle loro parole, delle loro azioni mi seguiranno. Rosanna, veggente della Toscana, 2014, la Chiesa è nelle doglie e sta per partorire la nuova umanità, quell'umanità spirituale che ha una genetica spirituale elevata. Anguera, 2007, l'umanità sperimenterà la pace e uomini e donne pieni di spiritualità abiteranno la terra. Giacarei, 2017, se vivete per me e con me, allora anche voi diventerete parte di questa nuova umanità ricreata. L'innesto di questi spiriti provenienti dall'universo in questo mondo è un progetto di Dio per riformare e ricreare l'umanità, perché così non può andare avanti. Carbonia, 2013, tutto volge alla fine di questo tempo di male. La nuova era è per entrare a far gioire una nuova umanità, fedele al suo Dio amore. Gli angeli aiuteranno a sviluppare una nuova società con una nuova conoscenza, una nuova scienza. Quindi una grande responsabilità, e per questo ci sarà una selezione dura e severa. La Madonna parla di parto, che è il dolore per eccellenza. Infatti questa selezione avverrà nella sofferenza e nel dolore.